Eccoci qua naturalmente il programma di Franco Camasso, Trend Economy TV Communication 862 del Digital del Terrestre. Ancora una volta lui, personaggio principale, Angelo Iannelli, il suo tour, oramai siamo alla settima tappa se non erro, settima tappa importante per questa pandemia, seconda ondata, rabbia, confusione, la sfida di Pulcinella. Siamo al Grand Bar Gambrinus, naturalmente, un posto d'elite, un posto d'eccezione per presentare questo libro con altri personaggi della musica, della cultura e della medicina. Abbiamo anche i giornalisti, Franco Coronato, maestro con l'assardo, Mario Maglione, con l'assurdo, con l'assardo, e naturalmente è una gioia, con l'assurdo, grazie. In particolar modo c'è con l'assardo, e da Cioffi, naturalmente la seguace di Angelo, che c'ha qualcosa dentro, quindi automaticamente è preoccupata, perché ti vede stanco, ti vede... No, mi vede sempre allegro, io sono in attesa, ecco, delle emozioni, quindi sto aspettando che tra un po' iniziamo questo bellissimo evento, la settima tappa, dove Pulcinella ancora una volta porta con le emozioni, ma soprattutto la rinascita, partendo da Napoli, partendo da un posto elite che è appunto il Gran Caffè Gambrinus. Quindi sono super felice che tanti amici del mondo della cultura, del sociale, dello spettacolo e della gastronomia mi sono vicini in questo tour. Quindi continua il tour, ci saranno altre tappe, credo. Vediamo, al mare, andare con un rellone, prenderò l'ape e farei un collegamento anche lì. Perché lei è da di venire qui, cortesemente, eccola, ecco, si viene da quest'altra parte, naturalmente, eccola qui, più splendida che mai, il bambino tutto a posto. Benissimo, sta bene. Allora Edda, avevamo detto a Palazzo Cascella, speriamo che sia l'ultimo libro, ma... No, ma noi lo speriamo per la questione pandemia, però speriamo che Angelo continui a scrivere tante belle cose, ma cose più belle della pandemia, perché se parliamo di propositività speriamo in tempi migliori, vero Angelo? Sempre tempi dorati, meravigliosi, come il sorriso di Angelo. Diciamo ritornare ai vecchi tempi dove Angelo faceva gli eventi, arrivavano 500, 1000, 1500 persone, e quindi una conseguenza della libertà di vivere e di essere. Allora Edda, tu stai facendo un percorso molto ampio, molto professionale a livello di dottorato, a livello di giornalismo, a livello di mamma, ma nello stesso tempo sei sempre ovunque al fianco di Angelo. Assolutamente, Angelo sa che anche se ho altre cose io vengo, sto sempre con lui, io credo nei suoi progetti, al di là dell'affettività, del legame che ci unisce, credo nei suoi progetti, credo che il suo sorriso porti bene, cioè c'è proprio un fatto secondo me di scaramanzia, anche perché dove c'è Angelo c'è positività, e quindi io sposo i suoi progetti anche se ho altri impegni, questo lo sanno tutti, quindi quando c'è un evento di Angelo non mi dicono più nulla. Al di là di questo spero che diciamo, in realtà non so se si vede, ma c'è davvero tantissima stampa, tantissimi fotografi, tantissime persone, ci siete voi assolutamente che siete presenti in tutti i più grandi eventi, questo è l'indicatore del fatto. Noi non ci siamo da nessuna parte, ci siete ovunque, però ormai siete ai grandi eventi. È un patto per la cultura e per il sociale. Però questo è l'indicatore del fatto che Angelo piace, ha carisma e quindi i suoi eventi sono sempre tra i migliori, se non i migliori. Allora, Angelo, avere accanto a Edda Cioffi in questo percorso di pandemia, cosa ti ha dato come spinta morale e spinta emotiva? Soprattutto ti dà la sicurezza di un'ottima riuscita dell'evento, perché Edda è il massimo, ha tutto, bellezza, professionalità, è una ragazza seria, è una mia amica, è la migliore mia amica, e lo dico ovunque. Stasera tanti ospiti. Quindi avremo musica, cultura, come ho già precedentemente detto, e avremo anche altre sorprese che arriveranno man mano. Quindi Edda, che cosa faremo stasera? Allora, ci saranno tantissimi ospiti, si parlerà di antropologia raccontando la storia della maschera di Pulcinella, si parlerà con Giulio Tano della virologia, quindi dell'aspetto proprio medico, si parlerà della tradizione napoletana, ci sarà Marcello Colasurdo, davvero tantissimi artisti, Mario Maglione, abbiamo Domenico Sella, assolutamente, veramente c'è tutto, musica, spettacolo, arte, quindi Gambrinus, tra l'altro una location strepitosa, elegantissima e davvero storica a Napoli. Diciamo anche un'altra cosa, che c'è anche Web Economy TV,
862, un successo alla diretta l'altro giorno da Villa Dombi, ripeteremo in altre opportunità, naturalmente un crepi la pandemia e avanti tutto. Grazie Franco, saluto a Clipe Corte. Aspetta, okay. Facciamoci la foto a fronte. Questa è l'unica cosa reale che ti lascia il lavoro fatto
con passione quel lavoro che ti piace, quindi è l'unica cosa che facciamo veramente. Volevo fare aspettare giusto un paio di parole, grazie a tutti quanti per essere qui, che bello che ci siate, perché dopo tanto tempo, tanti momenti difficili che abbiamo passato e che forse speriamo che siano, se possiamo definire, passati, e è un bel momento vedervi tutti quanti qui, è un bel momento che ci siano di nuovo iniziative a Membrinus, è bello che ci siano artisti, è bello che ci sia l'incontro, perché il caffè cos'è? È la scusa per dire a un amico che gli vuoi bene e che gli vuoi parlare. Quindi grazie per essere qui e grazie ad Angelo, perché Angelo è, come lo possiamo definire, il Cucinella 2.0, perché praticamente Angelo è, penso che lo conosce tutti quanti, insomma, è proprio Cucinella, perché Cucinella è quel personaggio che si mette la maschera e che ti dice la verità, e Angelo ti dice la verità, anche senza maschera, anche quando è Angelo in Anicetti, non quando è Cucinella. Poi quando è Pulcinella fai il Pulcinella, perché poi abbiamo fatto diverse cosette insieme qua, abbiamo, e poi è sempre molto disponibile con l'iniziativa, e è sempre al tuo fianco quando c'è da fare cultura, quando c'è da fare condivisione e da fare qualcosa per te. Quindi grazie tanto, grazie per sempre, grazie perché siete qui, viva Napoli, Ad Maiura. Ringrazio il Gran Caffè di Membrinus e dico che la rinascita inizia da questo locale, perché il Membrinus è la cultura, è il turismo, è la gastronomia, è l'eccellenza mondiale che abbiamo solo noi. Evviva! Evviva! E continuiamo, perché in ogni evento che si rispetti i fondamentali sono stati istituzionali, e continuiamo con Anna Maria Barbieri, assessore cultura e turismo Comune di Napoli. Grazie mille, grazie di tutto. Buonasera a tutti, non c'è niente di più imbarazzante per me che salutare un argine, una cosa che non faccio mai, ma purtroppo stasera, come ho già spiegato ad Angelo, alle 8 c'è un altro impegno istituzionale, quindi non potrò godere di tutti gli artisti che vedo qui, di questo parterre fantastico. Ma naturalmente non potevo neanche mancare, perché Angelo Iannelli è un amico della nostra città, della nostra amministrazione, ma è sempre stato un amico della Napoli nella quale vive l'Italia, quella che investe sulle proprie tradizioni e le proprie leggende, non in modo stereotipato, ma per rigenerarle e per farne portatrici di un messaggio universale. È quello che fa oggi, quando, interpretando la pandemia, rilancia un Pulcinella oltre la pandemia. Mi divertivo a prendere in giro poco fa, è il Pulcinella post-pandemico, che pure ci serve, perché diciamo tutti abbiamo bisogno non solo di simboli, ma anche di fatti e di azioni che ci accompagnano. E la sospensione del tempo che abbiamo tutti vissuto per un anno e più ci ha portato ad avere diverse reazioni. Le persone cambiano di fronte alle crisi, scopri nei caratteri cose che non ti aspettavi, ma scopri anche che le personalità forti sono quelle che reagiscono a gente. E Angelo ha scritto, ha continuato a credere, ha continuato a fare l'artista e naturalmente ci consegna oggi un messaggio di speranza. Ed è per questo motivo che sono qui a ringraziarti a nome della città di Napoli. Io ho dei grandi simboli, come mio
Su questo mantenere vivo c'è molto da dire,
perché negli anni 50 si diceva che Cucinella fosse morto, e la verità era una presa di persona ideologica. Quando Napoli, tutti perché Napoli apparteneva al passato, veniva considerato come una palla al piede dello sviluppo, che poi uno sviluppo capitalistico, come certo tipo di capitalismo, eccetera. Ora, ecco, allora il nostro lavoro è stato quello di perché l'UNESCO premia soltanto ciò che è vivo, non ciò che è stato, a meno che ciò che è stato non si aspetta del presente e ciò che è passato viva nel presente, come nel caso nostro, ma bisognava dimostrarlo. Allora bisognava dimostrare queste due cose, la vitalità, l'attualità di Cucinella, e a ridosso di questo, questa storia di mezzo, quasi mezzo secolo, sicuramente 400 anni. Perciò abbiamo fatto un lavoro che è durato 2 anni, perché dovevamo dimostrare, non è una semplice richiesta che si fa la sera prima e poi si spedisce, si va, no? 2 anni pieni di lavoro, una presentazione dove multimediale, dove critica, no? Saggistica, molto ricca, no? Voi stessi ve ne potete rendere conto cliccando sul computer Cucinella-candidatura dell'UNESCO.it. Lì troverete un bellissimo cortometraggio che durerà più di un'ora, e che abbiamo costruito noi, e qui c'è la vita di Cucinella oggi, quello che è oggi Cucinella. Però attraverso questa oggi poi rifluisce un po' tutto il significato della maschera assoluta, nonostante la sua trasformazione dal 600 al 610 nei nostri giorni. Ora, in fondo a questo cortometraggio è un sito, voi troverete un settore indicato come petizione. Cos'è la petizione? È la richiesta di questo, vi ho parlato prima, la richiesta agli esperti che si occupano di fare questa scelta, di quella che è la scelta per cui noi abbiamo lavorato. Ora, questa petizione è semplicissima da dire. Se aderiranno 1.000 persone è significativo, se aderiranno 100.000 persone è forte, se aderiranno 1.000.000 persone è fortissimo, saremmo al di sopra addirittura della media raggiunta, dell'obiettivo raggiunto per esempio di Missaioli. Ora, ed è semplicissimo, ecco, far ricrescere questo numero, se veramente siete interessati, e cioè si mette film, si filtra, ecco, su questo titolo, poi si scrive nome e cognome e automaticamente questo funziona come adesione. Per esempio questa sera siamo un centinaio con 50 persone. Bene, ne organizzeremo altre riunioni in cui saremo a 100, speriamo, se Cucinella ci difende dal Covid. Allora, in questo caso è che in pochi giorni arriveremo a livelli abbastanza sostenuti. Ripeto, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo lavorato molto tempo, abbiamo prodotto dei testi scientificamente validi, anche rispettosi delle domande, delle richieste dell'organismo internazionale, cioè, e quindi dovremmo farcela. Diciamo che siamo, non posso dire ancora tra i preferiti, ma siamo tra i più forti, forse i più forti di quanto in questo momento hanno fatto domande, sia per l'importanza del tema. C'è una città che chiede questo riconoscimento, non la città, l'intera Campania che chiede questo riconoscimento, ma non è solo la Campania, perché la Campania, del Regno di Napoli, una volta facevano parte perfino il Basso Lazio e l'Alto Abruzzo e il Molise, i quali senza alcuna sollecitazione esterna si considerano ancora culturalmente napoletani. E lì abbiamo avuto le nostre più belle adesioni, tra l'altro ci sono dei cucinelli meravigliosi, veramente che infatti sotto molti aspetti, ecco, superano le maschere, per esempio le maschere brasiliane, per bellezza. Ora, dicevamo, ecco,
prego di aiutarci, ecco. Non perché siamo deboli, ma perché le nostre richieste sono giuste, sono motivate. Adesso abbiamo bisogno di della massima adesione collettiva. Se avete bisogno di informazioni tecniche, le potete rivolgere a me, oppure a Maite, anche ad Angelo. Adesso poi parliamo noi in gioco. Ripeto, è molto facile fare questa adesione. Bravo. Intanto c'è Angelo che è internazionale, quindi parla mentre fa l'evento meraviglioso. Si conferisce il diploma di merito a Domenico Stafoglio, professore emerito di antropologia e studioso di Pulcinella, per le sue domande orali e professionali per l'attività di ricerca antropologica, mirata ad evidenziare l'importanza delle nostre tradizioni per essere studioso sorrentino e uomo della grande cultura, che non sorprende mai, che non perde mai occasione di sorprendere i suoi studenti e alle nuove generazioni. Intanto durante la prevenzione io ringrazio tutti i media presenti, in particolare Napoli Tineri, e ancora si ringrazia Digi News di Davide Guida, Play Economy TV di Franco Capasso, si ringrazia Campania Phoenix e ancora redazione Street News, tutti i media presenti, in particolare ringraziamo i fotografi, abbiamo visto Sandro Barasso, ringraziamo Vincenzo Purrone. Ma fanno di qua, ma magari allora volevo dire, è il premio ambasciatore del sorriso dedicato a Pulcinella, che la volta scorsa, causa pandemia, il professore Stafoglio non è potuto venire. Oggi l'occasione giusta, dove ci ha nobilitati della parola Pulcinella, e noi consegniamo a lui il Pulcinella portafortuna. Grazie. Ah, questo è sempre ben preso. Io pensavo che fosse un secondo. Grazie. Attenzione. Applausi. Devo salutare il maestro Stafoglio. Vuole fare un saluto in diretta a Marcello conosciuto, il bello della diretta. Volevo dirle una cosa, maestro, posso? Ma lo facciamo anche se vive Marcello. Allora io faccio per no, Pulcinella devo tenere sul braccio, perché io mi attacco al discorso che ha fatto il maestro Scarpoglio, antropologo. Avevo avuto il piacere di conoscere tanto tempo fa a Sorrento, insieme a tanti antropologi, dove io ho associato tanto per fare un spettacolo popolare. Sulla questione della maschera di Pulcinella, no, tenetelo in mano, scusa. La Pulcinella, la maschera dell'anno di Pulcinella, la maschera dell'antica Teri Acerra, che è napoletana, dice quando Pulcinella si presenta, iso Pulcinella, la Acerra, cedrule, pescedrule, da cerre sono venuto con questo via turcedura, lui è il rappresentante. Lo faccio io? Dici una dico qualcosa perché e sono pulusnello da cerre cedrule e pescedrule e con questo mio turcedrule sono venuto a Cambrinus per dare un divertimento a tutti questi belli signori. Oh, buonasera, buon anno e buon dì, ma c'è sta la pandemia, ah, 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 ah. E per bravo, volevo continuare, bravo maestro, che la arricchisce il suo discorso questa maschera dell'anno dell'antica cerra, che ha e Maus e di Office. Quando lui è venuto a Napoli nel 500, 600, 700, ha trovato delle istituzioni che non erano compatibili alla sua cultura dionisiaca della madreterra contadino. Lui è un contadino. E non è stato accettato questa storia dalla borghesia, dal re Borbone, dalla Chiesa, perché non volevano che una figura adellata, dionisiaca soprattutto, entrasse nella città di Neapoli.
allora noi siamo rimasti come maschera Atellana nei villaggi, nei villani, villaggi e nei pavana, eravamo i pagani della situazione. E allora noi dobbiamo onorare questa maschera che è partenopea, napoletana, contadina, che addirittura è stata la sua maschera, la maschera è stata esposta al British Museum di, dove si trova Londra, Francia, eccetera. E allora è antica, lui fa bene a dire che deve essere patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità, eccetera, perché è la maschera primis di tutte le maschere. È una maschera apotropaica che è recitante da 2000 anni, questa maschera, e non è che la dobbiamo dimenticare. Allora si diceva che il Pulcinella della Cerra non doveva, della contadina, non doveva recitare, non doveva, allora poi la città lo ha assorbito, gli ha tolto il cordone, fatelo vedere Pulcinella. La odorciatura, saranno abbigliati ai monaci, saranno abbigliati a chiesa, perché quel Pulcinella non doveva essere simbolo, quel simbolo fallico che c'ha e segna la madre terra. Pulcinella non doveva essere volgare, non doveva essere dionisiaco, non doveva essere, doveva essere solo il Pulcinella secondo la città, ma però che l'hanno sfogliato, ma lui è rimasto nella storia, nella mente, nella tradizione popolare, che è da millenni che si canta e decanta il Pulcinella della Cerra. Noi abbiamo uno spettacolo teatrale, caro maestro, che si chiama Canzone di Zezze, un bel pezzo di teatro contadino dove questa maschera Atellana è indossata e questo capo così bello, reputo, questi sono tutti coriandoli della madre terra e semini che lui semina sulla madre terra e procrea. E questo cappello si trova, maestro, si trova addirittura nelle culture orientali. Ci sono attestati di fotografie dove nell'antica Iraq, nell'antica Turchia, nell'antica si trovano contadini con questo cappello in mano, perché questo cappello tisico, piramidale, che indossava il nostro Pulcinella, venne all'anno, che già era là anticamente la nostra Campania Felix, la nostra Neapolis, Padepoli, è stata invasata, vogliamo dire, oppure quelle altre culture sono venute da noi, siamo andati da noi e abbiamo cacciato questa cultura millenaria che portiamo nel nostro cuore e nella nostra cultura. Ecco perché ammonire e specificare il Pulcinella della città e il Pulcinella della campagna sono un unicum di una cultura apotropaica, ancestrale, cultura millenaria che non ha uguale, e solo per questa maschera deve essere premiata come patrimonio dell'UNESCO, perché è una maschera popolare, primaria, venne prima Evoldone, venne prima vista, venne prima Arlecchino, di là che sta, Pulcinella della campagna, Pulcinella di Dioniso, che è figlio della madre terra, che è un rispettato, amato, e lui attraverso le nostre tamburiate, che fra poco, lui è il principe, il re della tamburiana, lui è di questo strumento. E allora manco questo strumento, questo è una forza quello che c'è, troviamo nel tempio della musica, tempio della musica a Santa Pietro a Maiella, perché questo strumento non l'hanno mai permesso di farlo entrare, perché era dionisiaco, era ancestrale, era contro la chiesa, contro il Borbone, e loro l'hanno lasciato ai villani, ai villaggi, all'entroterra, dove è continuata quella tradizione che noi dedichiamo, onoriamo alla terra femmine e madre con le tamburiate, tipo le nostre zingarone madonne, le etnologa madonne, delle madonne di Montevergine, le madonne dell'arco che tutta lei con mamma blu,
che fare con la cultura contadina, popolare, e lui rappresenta per noi Pulcinella della Atellana Cerra, dell'Atellana Antica, rappresenta il mondo popolare, e noi siamo onorati che oggi lui, Pulcinella, dall'antica terra, parla di attualità, parla della pandemia, ma perché chi fa cultura popolare, chi parla di musica popolare, deve raccontare e narrare anche le sue problematiche, le sue sofferenze. E questo è Pulcinella, che io mi onoro di essere amico nella storia antropologica culturale, ma figlio soprattutto di questa informazione che lui oggi dà anche col sorriso di, un problema come la pandemia, che è una cosa dolorosa, perché oggi noi abbiamo la pandemia perché hanno avvelenato Madre Terra, hanno avvelenato i quattro elementi a cui noi conviviamo sempre da millenni: l'aria, il fuoco, l'acqua, la Madre Terra. Allora noi dobbiamo ripristinare tutto, dobbiamo, con questo libro che lui ha scritto, Pandemia, una confusione totale, ma attraverso la cultura del mondo popolare, e al mondo popolare va detto, ma al mondo intero, che la pandemia non si cagna, non si leva se non si chiama unita, brava, e rispettiamo Madre Terra nel rispettare, nel senso che va rispettata, non va bombardata, non va inquinata, non c'è da mettere un'unezza sotto la terra. Poi cielo, terra e mare hanno inquinato, ecco perché noi teniamo Covid, un virus maledetto e disgraziato che sta rompendo gli anticorpi di Madre Terra, ma non l'ha mai aiutato. È un Pulcinella che racconta questo, è un grande Pulcinella, un Pulcinella sociale, popolare. Lui iniziate che faccio parte, quando cantavamo con Pulcinella, dove lui ha fatto il prologo con l'antica canzone di Zezza, dove c'era Zezza Viola, la moglie, e lui andava la tua moglie Zezza Viola, che si faceva cantare, come voi ci insegnate, c'è pianto. E ci stupiamo molto che sto facendo questa giunta, e c'è vita e morte in questa narrativa teatrale della tradizione. E beh, noi diciamo che questa cosa deve continuare, perché lui diventa il simbolo di una verità popolare. E quando noi diciamo una verità popolare, vox populi, vox dei, è il Pulcinella nostro che dall'antica cerra ai giorni d'oggi dice la sua verità e porta davanti il processo, il progresso. È una militanza su quello che è la politica culturale che oggi è più anarchisti. Io mi onoro di essere amico di Angelo Iannelli, che con questa maschera pulcinellesca di Pulcinella, che della città, ma prima ancora della contadina, che della storia millenaria, che noi dobbiamo essere onorati di tenerla ancora, perché questa è la tradizione popolare, e chi parla di tradizione popolare, che fa musica popolare, ha da parlare di problema, lo popolo. Oggi un popolo della pandemia è stato occupato questa pandemia, rispettando il rispetto e il diritto alla salute e il rispetto della Madre Terra, che deve essere a tutti i potenti della terra. Oggi noi chiediamo di parlare e di salvare questa Madre Terra. Non è che abbiamo un suo profitto e guida, non è che sotto la terra o venuto a morire, si accatta la terra, o già la c'ha già mettere che viene che no. Questi villani assassini. Stringo e voglio farmi la tamburata. Ciao Marcello, grazie, allora meglio la tamburata che è una guerra. Magari lo accompagniamo con le mani. Oh, come sei? È un onore averlo a
Sola e Occio Fondi Solari, Nata Morra Faticata, faccio una bella frune prima, frune che è astesa, cantavano prima con la frune con il tamburino, quando lavoravano in campagna. Proneremo, so bello, so bello, e va treniamo, ora. E di giorni tante, quando rimane, scende a tutta la città di Napoli. Marcello è uno degli ultimi. Ogni volta che
dico, Marcello, ritorniamo indietro, 10-12 anni fa, forse qualcosa di più, andavamo a Malena a Francoforte, c'è una serata per suonare una grande orchestra, poi stavano a mangiare, tutti i gruppi, oh, buon marino, mi ha detto manca un guavato questo. Allora, io sono particolarmente felice, sono contento con questa pandemia, con Pulcinella che ci aiuti tantissimo. Prima c'è una riflessione, io ho girato, spero di poter continuare a fare girare per il mondo, vado tantissimo a fare concerti, da oltre 40 anni che ci vengo a fare concerti, e due sono le statuette importanti, la prima è che le esagionate e poi sono sempre che i Pulcinelli, tutte le case, guarda, veramente è qualcosa di famiglia per quanto riguarda noi della nostra tra le qua tutte, ma quella importante è San Gennaro e poi c'è Pulcino. Allora, cosa posso dire? Tanta fortuna, tante cose belle, vediamoci. Il libro di Angelo, io credo Angelo stasera me lo deve regalare, me lo leggo, perché però conoscendo già gli altri libri di Angelo, cosa ci sarà in quel libro? Non ho ancora detto. Prima di tutto c'è tanta serenità che ne abbiamo bisogno, prosperità. E dicevo ancora prima Marcello, ho detto Marcello, io vorrei avere il 30% della vitalità che tiene Angelo. E se si parte 5 festival di Sanremo da tutti questi anni. Sicuro che anche l'energia, ma però è la sua energia, è bella, solare, è autentica, è genuina ed è vera. Non ci si può mai dire di no ad Angelo, è vero Nino? È proprio che non ci siamo lì all'appuntamento di Angelo, proprio perché è vero, quando ti invita col cuore, e questa è una cosa, e credo che anche questo libro sia fatto con il cuore. Vabbè, non canto perché hai dei musicisti bravissimi, non c'è bisogno. Però giusto un ritornello, qualcosa. Ah, questo l'ho fatto tantissimo. Però giusto, se stiamo in silenzio. Ma davvero, la cappella. All'inizio c'era. Se non era colocato da tutto il mio tubo, va da sempre. Mario Maglio, all'inizio c'era. C'è il maestro, non lo sai, si vede. No, non lo sai, tranquillo. Vai. No, questa non si sente con giustizia, un attimo, no, però ci sono poche cappelle, tanto da che bello, che bello. Ti congediamo.
fotografia. Abbiamo, ecco, Luigi Carini, che lo vorrei un attimo qua, se si alza in piedi. Intanto io leggo, Luigi Carini con uno sfondo, tecnica olio su tela. Ecco, dici due parole sulle tue opere, un grande maestro. Colpiva, vedete l'immagine dell'urlo di un uomo sordo, è quella che lui ha immortalato, è quello che noi abbiamo incapsulato nel periodo della pandemia, quando potevamo arrabbiarci, potevamo stare zitti, è quell'urlo là, è il silenzio che parla. No, no, io metto questo. Pronto? 3, 2, 1. E naturalmente non potevano mancare i chitarristi, eccoci qua. I mandolinisti, eccoci qua. Eccoci qua, la prima cosa, sono ospiti prelibati, importanti, amici, ma soprattutto Rosario Rei, pensa, e Giulio Bosso. Giulio Bosso, ho detto perché non si sentiva. No, Bosso. Allora, stasera ci saranno delle grandi novità, delle grandi cose, ci saranno anche delle sorprese. Quindi avremo modo di supportare Angelo Iannelli e i suoi ospiti con le loro novità. Franco, per noi è solo un grande onore essere qui con Angelo, perché Angelo innanzitutto, al di là della grande personalità, è un grande amico al quale ci lega un grandissimo affetto e perciò siamo qui. Quindi innanzitutto, poi perché ci sono tanti amici, certamente, e avremo modo poi di ascoltarli man mano che arrivano. E per noi è sempre un onore essere dinanzi alle telecamere di Club Economo. Questo è il nostro piacere, perché gli artisti siete voi e siete voi che fate spettacolo, io sono solo un tramite che vi dà la possibilità di sono un volano, io mi definisco tale. Quindi a presto e vi ascolteremo e vi riprenderemo per tutta la serata. Grazie. Un saluto a tutti gli amici di Telecomunimi TV.